periodo che va da maggio a ottobre, i nostri amici a quattro zampe hanno un altro pericolo molto insidioso, il famigerato forasacco. I forasacchi sono delle parti di una spiga. Finché la spiga è verde non presenta alcun rischio per i cani, ma quando poi diventa secca e le piccole parti di spiga diventano dure come piccoli spilli e possono penetrare nei tessuti creando danni anche molto seri. Una volta che il forasacco si è attaccato al pelo dell'animale, infatti, aiutato dai movimenti di quest'ultimo, può avanzare e conficcarsi nella cute, perforandola e proseguendo il suo percorso nelle strutture interne, finendo per causare infezioni che possono essere anche molto gravi e che si manifestano con sintomi diversi a seconda del punto nel quale il forasacco è penetrato. Corrono maggiore rischio i cani che vivono in campagna e soprattutto quelli dotati di pelo folto e lungo, ma il pericolo insidioso è per tutti i nostri amici a quattro zampe. Molto spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane ha la tendenza a zoppicare piuttosto vistosamente e in certi casi non è neppure in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi del corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre al pericolo di infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi la perforazione del timpano, con conseguenze inevitabili sulla sua capacità uditiva. Qualora un forasacco penetri nel naso, di norma il cane inizia a starnutire violentemente, ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue. Se gli starnuti non sono in grado di far fuoriuscire il forasacco, c'è la concreta possibilità che questo venga ingoiato. Gli occhi sono zone molto delicate. Se i forasacchi vi penetrano, causano gonfiore e una forte lacrimazione. Di norma il cane ha la tendenza a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste anche la possibilità di perforazione della cornea, un evento che potrebbe determinare la perdita della vista o comunque un'importante diminuzione del visus. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che, in alcuni casi, può associarsi a espettorazione di sangue. Il rischio maggiore è rappresentato dall'insorgenza di broncopolmonite. Se quindi si sospetta che il cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario chiamare prontamente il proprio veterinario, il quale procederà a un'ispezione del cane e alla asportazione dei pericolosi forasacchi, se necessario anche in sedazione. Per ridurre al minimo la possibilità che il nostro amico a quattro zampe entri a contatto con un forasacco, è opportuno evitare per quanto possibile di condurre il nostro amico tra l'erba alta o comunque in zone dove l'erba è stata tagliata e lasciata seccare al sole. Dopo il ritorno da una passeggiata è importante ispezionare i nostri amici, soprattutto nei punti prima elencati. È anche importante spazzolare i cani in questo periodo a rischio il più del solito e soprattutto dopo ogni passeggiata. Teniamo sempre il cane pulito e toilettato per individuare più facilmente i corpi estranei in modo da estrarli prima che diventino pericolosi.